E whatai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Doki Doki Literature Club. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. E io vi chiedo scusa ragazzi per l'assenza di questi giorni, però probabilmente potrete ancora notare che sono stata raffreddata. Sono ancora tuttora raffreddata, purtroppo il raffreddore non mi è ancora passato del tutto. Però poi sinceramente mi dispiaceva far passare veramente troppi giorni senza pubblicare nulla. Per cui visto che almeno insomma oggi comunque non ho febbre né niente, mi sono detta dai, mi sforzo un pochettino e torniamo a registrare. Per cui la volta scorsa ragazzi eravamo arrivati qui dopo aver vissuto dei nuovi momenti con la dolce Sayori. Momenti in cui ovviamente ragazzi possiamo capire probabilmente più a fondo le cose che dice, perché ovviamente noi conosciamo già la sua condizione. E quindi questi momenti sicuramente mi hanno trasportato particolarmente da un punto di vista emotivo. Insomma io non vedo l'ora sinceramente di vivere altri momenti con lei ragazzi, perché Sayori mi è entrata veramente nel cuore. Per cui eravamo arrivati esattamente qui al momento di far leggere la seconda poesia che avevamo composto. Ovviamente ragazzi incominceremo subito con Sayori, che comunque è il nostro obiettivo principale attualmente. Giocherina, amo da morire le tue poesie, non posso credere che me le stessi nascondendo. Io non nascondo un bel nulla, ma le tue poesie sono così belle, sia quella di ieri sia quella di oggi. Non ci credo nemmeno un po' che tu non abbia mai scritto delle poesie prima d'ora. Beh, sei l'unica che la pensa così, per cui... Non può essere, neanche Natsuki. Suppongo che Natsuki difficilmente ammetterebbe che le piaccia qualcosa, ma non penso sia per quello. Che intendi? Beh, voglio essere schietto. Per me è molto più facile scrivere poesie quando penso a te. Oh, per una volta questo imbecille di protagonista ha detto qualcosa di carino. Oh, mi si sta sciogliendo il cuore ragazzi in questo esatto momento. Cosa? Non farti strane idee, scema. E dai, io questo qua ragazzi lo troverò. Lo troverò dovunque egli sia, non esistendo nemmeno, ma io lo troverò e lo picchierò. Appena smentito quello che avevo appena detto di lui. Cioè prima dice una cosa e però poi l'attimo dopo dice non farti strane idee. Tra l'altro lo chiama scema. Cioè questo qua lo ammazzo ragazzi, no? Sul serio, ma sul serio, eh? Intendo dire che sei una persona davvero espressiva. Come potremmo scrivere poesie sulla mia noiosa vita? Tu invece trasformi ogni cosa in un'avventura, anche le cose più piccole e insignificanti. Cucinare, per esempio. Di quello non parliamone proprio. Quindi, quello che sto cercando di dirti è che provo più emozioni attraverso di te che attraverso di me. Abbiamo questo strano legame. È colpa tua che ficchi sempre il naso negli affari miei. Non ti seguo. Oh, quando provo a spiegarti qualcosa non capisci mai nulla, vero Sayori? Io questo l'ho uccida! Istinto assassino omicida, Modon! Le accarezzo la testa. Ehi, non sono una bambina. Ne sei sicura? Forse. Sayori inizia a giocherellare con la matita tra le mani. Senti un po', giocherina. Mi regaleresti la tua poesia? Vorrei tenerla. Perché? Perché... è la prima volta che scrivi qualcosa per me. Sayori, mi hai completamente frainteso. Non l'ho scritta per te. Mi stai ascoltando almeno? Non importa, te la darò mentre torniamo a casa. Davvero? Snap? L'ho spezzato la mia matita. Sayori si abbassa di scatto per raccogliere il pezzo di matita che le è caduto. Ma essendo la solita distratta, finisce per scontrarsi con me. Scusa, è tutto a posto, tranquilla, te la raccolgo io. Mi piego per raccogliere la matita rotta. Sayori si appoggia al banco dietro di lei con le ginocchia tremanti. Oggi sono un po' maldestra. È meglio che ti sieda, Sayori. Sì, le afferro il braccio e l'aiuto a sedersi. Comunque, non ho ancora letto la tua poesia. Oh, scusa, me ne sono dimenticata, ma non sarà mai bella quanto la tua. Ma dai, non preoccuparti, sono sicuro che mi piacerà. Bottiglie, ovviamente ragazzi, questa è la stessa identica poesia che già avevamo letto nella nostra prima run, però comunque appunto stiamo notando ragazzi che ovviamente i dialoghi cambiano, ed è anche questo, come avevamo detto, interessante insomma di questo gioco, perché ovviamente poi ogni run magari può essere un pochettino a sé e quindi ogni volta magari qualcosina cambia.
Santo cielo, Sayori, l'hai scritto tu? Certo che l'ho scritto io. Ieri ti avevo detto che avrei scritto la miglior poesia di tutti i tempi, non ricordi? Sì, ma intendevo dire che non mi aspettavo qualcosa del genere da te. Monica mi ha insegnato un sacco di cose. Lascia perdere Monica, Monica, lasciala perdere, Monica è il male. E ultimamente sono stata molto in armonia con i miei sentimenti. Capisco, è un po' inquietante. Inquietante? Cioè, non esattamente, forse perché sono abituata a vederti sempre allegra. Beh, non importa, ci sto pensando troppo. Il punto è che è bella, quindi dovresti esserne orgogliosa. Che dolce che sei, grazie. Mi sono sentita come se fossi nata per esprimermi in questo modo. Mi hai anche aiutato a comprendere un po' meglio i miei sentimenti. La scrittura è quasi come una magia. Ti stai proprio appassionando, eh? Spero che non ti fermerai qui. Certo, scrivere è fantastico. Scriverò fino alla morte. E non montarti troppo la testa ora. Sayori ha l'abitudine di fissarsi su qualcosa per poi mollare in meno di una settimana. Mi chiedo se anche questa volta andrà a finire così. Tuttavia non riesco ad essere pessimista, data la passione che vedo nei suoi occhi. Benissimo, è arrivato il momento di far leggere la poesia ad un'altra delle ragazze. Sceglierò ovviamente Natsuki, che tra l'altro sarà la seconda ragazza a cui dedicheremo questa seconda run su Doki Doki. Beh, non è peggio dell'ultima, ma neanche meglio. Cosa? Ah, ecco, per me qualsiasi commento che non sia di disprezzo è una vittoria. E tu mi sembri la più severa in quanto a critiche. Ehi, cosa te lo fa? Aspetta, era un complimento? Ah, sono felice di sapere che qualcuno riconosce la mia esperienza. Bene, allora continua ad esercitarti e magari un giorno diventerai bravo come me. Qualcosa mi dice che Natsuki mi abbia frainteso del tutto. Ora che ci penso, mi ricordo un po' la poesia di Sayori di ieri. Davvero? Sì, beh, immagino che siate sulla stessa lunghezza d'onda, dato che siete amici da molto tempo. Ma non mi sia mai sembrato il suo tipo. E da quando esiste un tipo ideale per Sayori? E che ne so, comunque non capisco come possa una ragazza così tenera passare tutto quel tempo con uno come te. È come se si trascinasse un peso morto appresso. Ah, questa era un po' cattiva, eh? Vedila così. Se non fosse per me, probabilmente volerebbe via come se fosse un palloncino. Si può dire che ci prendiamo cura l'uno dell'altra a modo nostro. Di qualsiasi cosa si tratti io non capisco proprio. Ah, giusto, immagino che dovrei farti leggere la mia poesia. Ecco. Ok ragazzi, la meravigliosa poesia a Emi piacciono i ragni. Non ci fa piacere rileggerla, per cui è la stessa, ma andiamo avanti. Non male, vero? È un po' più lunga di quella di ieri. Quella di ieri era fin troppo corta, mi stavo solo riscaldando. Spero tu non abbia pensato che fosse il meglio che potessi fare. No, certo che no. Comunque, in questa poesia il messaggio è piuttosto chiaro. Non credo di doverla spiegare. A volte si possono spiegare temi complicati con analogie più semplici, il che aiuta le persone a capire quanto siano stupide. Tipo, chiunque sarebbe d'accordo nel dire che il protagonista di questa poesia è un cretino ignorante. Conosci qualcuno che la pensa così? Certo, praticamente tratta di come tutti pensino che le mie... Non importa, il concetto vale per qualunque cosa. L'ho scritta in modo che fosse facile immedesimarsi. Tutti hanno un qualche passatempo o interesse strano, qualcosa che vorrebbero che nessuno scoprisse perché potrebbero essere derisi o visti male. Tipo Yuri, non è assolutamente normale. Tipo lei, tipo... potrei essere assolutamente d'accordo. Ma è una cosa stupida, a chi importa di cosa piace agli altri se non fanno del male a nessuno e sono felici? Penso che la gente dovrebbe imparare a rispettare i gusti altrui per quanto strani possano essere. Sì, hai proprio ragione, o almeno posso capirti, e sono sicuro che anche molti altri sappiano cosa si prova. È ciò che so fare meglio dopo tutto. Non mi piace scrivere a meno che non abbia un buon messaggio da trasmettere. Tipo, trasmettere emozioni è importante, ma voglio far riflettere la gente, non solo far provare emozioni. Ricordalo, domani scriverò una poesia fantastica, quindi sii impaziente. Certo, continuiamo, questa volta sceglierò Monica. Ci rivediamo, giocherina. Come va con le poesie? Bene, credo. Capisco. L'importante è che non stia andando male. Mi fa piacere vedere che ti stai impegnando. Prima o poi riuscirei a scrivere un capolavoro. Ah, non contarci troppo. Non si sa mai. Vuoi mostrarmi quello che hai scritto per oggi? Certo, ecco a te. Porgo la poesia a Monica. Molto bene, davvero bella. Mi fa pensare a Sayori, proprio come l'altra che hai scritto. Siete come il dinamico duo. Ah, che esagerazione. Forse. Ma anche nel club passi molto tempo insieme a lei. O sbaglio? In ogni caso non ti incolpo per essere un po' timido. Non sono timido, è solo che...
Ah, ti sto solo punzecchiando. So che ci vuole un po' di tempo per stringere amicizie con tutte. Ma Yuri e Natsuki sono persone super interessanti, quindi non aver timore di dar loro una possibilità. E da quando mi staresti spingendo nelle braccia di un'altra ragazza che non sia tu? E di tanto in tanto potresti fare due chiacchiere anche con me, eccola là. Non sono mica inavvicinabile, sai. Ah no, non è quello il punto, è che non mi sono ancora ambientato nel tutto nel club, tutto qui. Già. Scusa se ti ho messo pressione, non era quella la mia intenzione. No, non preoccuparti, ho capito cosa intendi. Ottimo allora, ad ogni modo, ti va di leggere la mia poesia? Mi piace come è venuta, perciò spero che piaccia anche a te. Va bene, vediamo un po'. Perfetto, anche questa ragazzi è quella che abbiamo letto la prima volta, si intitola Salvami, per cui andiamo avanti. Ancora più stretta di quella dell'ultima volta o sbaglio? Ah, è solo il modo in cui scrivo, credo. Chiedo scusa se non è di tuo gradimento. No, non ho mai detto nulla di simile. È solo che non credo di aver mai visto qualcosa del genere. Mi piace giocare con gli spazi, in un certo senso. Il dove e come inserire spazi tra le parole può cambiare drasticamente il tono della poesia. È quasi magia. Il modo in cui scrivo versi brevi dà la sensazione che le parole stiano cercando di emergere dal rumore. Capisco. Anche se faccio fatica a capire di cosa si tratta. Ah, a volte la domanda corretta non è cosa significa. Una poesia può essere astratta quanto l'espressione fisica di un sentimento, oppure una conversazione con il lettore. Pertanto, da questo punto di vista, non tutte le poesie parlano di qualcosa. Ad ogni modo, ecco il consiglio del giorno di Monica. Blim blow! A volte ti ritroverai ad affrontare decisioni difficili. In queste situazioni non dimenticarti di salvare il gioco. Non si sa mai, magari in seguito potresti cambiare idea, oppure potrebbe succedere qualcosa di inaspettato. Aspetta, e questo cosa c'entra con la scrittura? Ma di che sto parlando? E questo era il mio consiglio di oggi. Blim blom! Grazie per l'attenzione! Benissimo, non ci rimane ragazzi che Yuri... Sei ancora arrabbiato con me? Eh? Per aver mancato di rispetto a Natsuki ieri, vedete ragazzi come cambiano tutti i dialoghi e tutte le situazioni? Perché dalla tua poesia si evince il motivo per cui sei arrabbiato con me. Perché preferisci il suo stile al mio. Non è affatto così. Significa che quando ho mancato di rispetto a lei, ho mancato di rispetto anche a te, dico bene. Oh no. Yuri, credo che tu stia dando troppo peso a questa cosa. Come ho potuto essere così stupida? Lascio sempre che le cose vadano così. Ogni volta che penso prima di parlare finisco per dire qualcosa di imbarazzante e spiacevole. Ma se parlo senza pensare finisco per dire cose che volevo tenere per me e farmi odiare. Perciò non sentirti obbligato a parlarmi. So che è quello che vuole Monica, ma è ingiusto che tu debba stare con me quando potresti passare dei bei momenti insieme a Natsuki e Sayori. Yuri, ti prego, non dire nulla, così mi renderei le cose più facili. D'altronde, ho i miei libri con me. Sono tutto ciò di cui ho bisogno. Yuri sorride tristemente e poggia la testa sul banco. È frustrante. Non ho nulla contro di lei, ma è come se le mie parole non riuscissero a scalfire i suoi pensieri. Tiro un lungo sospiro. Non posso fare altro che accettarla così com'è. Se vuole essere lasciata da sola, non ho altra scelta che assecondarla. Perfetto. Come possiamo vedere ragazzi, questa volta, in questo caso, non abbiamo nemmeno letto la poesia di Yuri ed è, ripeto, molto interessante vedere come possono modificarsi le varie situazioni ragazzi. Ok ragazzi, abbiamo finito tutti di scambiarci le poesie, vero? Ho qualcos'altro in programma per oggi, quindi potreste venire a sedervi qui davanti? Riguardo il festival? Beh, più o meno. Uffa, dobbiamo fare per forza qualcosa per il festival. Tanto in così pochi giorni non riusciremo a mettere su nulla di buono. Invece di trovare nuovi membri, finiremo solo per coprirci di ridicolo. Anch'io sono preoccupata, preparatevi dell'ultimo minuto, non sono il mio forte. Non state a preoccuparvi così tanto, faremo una cosa semplice, ok? Ci servirà giusto qualche decorazione e poco altro. Sayori ha lavorato ai poster, mentre io ho progettato degli opuscoli che potremo distribuire durante l'evento. Ok, è fantastico, ma continuiamo a non capire cosa dovremmo fare esattamente per l'evento. Ah, scusate, pensavo ne aveste già sentito parlare. Terremo un'esibizione. Esibizione? Monica...
Già, terremo uno spettacolo di poesia. Ognuno di noi sceglierà una poesia da recitare durante l'evento, ma la parte migliore è che permetteremo a chiunque di salire sul palco a leggere poesie. Sayori lo scriverà su tutti i poster nel caso qualcuno si volesse preparare per tempo. Sayori, che stava colorando un poster, lo alza per mostrarlo a tutti. Monica, stai scherzando? Non avrei già cominciato ad attaccare in giro questi poster, spero. Beh, in realtà sì, ti sembra così brutta come idea. Ecco, no, non è una brutta idea, ma non mi sono iscritta per questo, ecco. Non esiste che io mi metta a recitare in quel modo davanti a un gruppo di persone. Io sono d'accordo con Natsuki. Non potrei mai e poi mai fare qualcosa del genere. Immaginando la scena, Yuri scuote la testa spaventata. Ragazze, no Sayori, comprendo le loro preoccupazioni. Ricorda che Natsuki e Yuri fino a un paio di giorni fa non avevano mai condiviso con nessuno le loro poesie. Per loro sarebbe uno sforzo enorme declamare le loro poesie ad alta voce in una stanza piena di gente. A quanto pare non ci avevo pensato. Vi chiedo scusa. Tuttavia, credo comunque che dovremmo mettercela tutta. Siamo gli unici responsabili del destino di questo club. Se mettiamo in piedi questo evento e le nostre esibizioni saranno buone, ispireremo altre persone a fare lo stesso. E più persone saranno a esibirsi, più riusciremo a far comprendere a tutti cos'è davvero la letteratura. Sì! Si tratta di esprimere i propri sentimenti, essere in intimità con se stessi, esplorare nuovi orizzonti e divertirsi. Giusto, ed è per questi motivi che facciamo tutti parte di questo club. Non volete condividere tutto ciò con altre persone? Per ispirarle a trovare le stesse sensazioni che vi hanno portato qui in primo luogo? Lo so che lo volete, so che lo vogliamo tutti, e se tutto quello che serve è stare sul palco per un paio di minuti e recitare una poesia, allora so che ce la potete fare. Ah... Natsuki e Yuri rimangono in silenzio. Sayori sembra preoccupata. Immagino di non avere scelta. Sono d'accordo, non credo sia troppo da chiedere. Penso che Sayori e Monica ce la stiano mettendo tutta per trovare nuovi membri. Aiutarle un po' è il minimo che io possa fare. Beh, forse è così, ma... Sembra che Natsuki sia rimasta a corto di argomenti. Ah, ok, va bene, credo che dovrò farmene una ragione. D'accordo! Grazie Natsuki. E tu Yuri? Yuri si guarda intorno con fare abbattuto, incrociando le nostre facce impazienti. Oh, temo di non avere scelta. Ah, ci siamo tutti allora. Sei grande Yuri. Questo club finirà davvero per uccidermi prima o poi. Oddio ragazzi, ste frasi che conducono tutto a quello. Oddio. Oh, avanti, andrà tutto bene Yuri. Comunque, passiamo all'evento principale. Voglio che tutti voi scegliate una vostra poesia. Faremo pratica recitandole tra di noi. Nemmeno per sogno, Monica. È una richiesta troppo improvvisa. Beh, se non riuscite a recitare la vostra poesia davanti al resto del club, come pensate di riuscirci davanti a degli sconosciuti? Oh no, non preoccuparti, inizierò io in modo da farvi sentire più a vostro agio. Posso iniziare dopo di te? Ah, certo! Ora vediamo un po'. Monica sfoglia il suo quaderno fino alla poesia che aveva in mente di recitare. Subito dopo si alza in piedi piazzandosi dietro il leggio. Il titolo di questa poesia è Il modo in cui volano. Monica inizia a declamare la sua poesia. La sua voce chiara e sicura riempie la stanza. In più, la sua intonazione è impeccabile. Sa esattamente come comunicare le emozioni nascoste dietro ogni verso che recita, dando vita alle parole. È qualcosa che ha già fatto in precedenza o le viene semplicemente naturale? Mi guardo intorno. Tutti pendono dalle labbra di Monica. Sayori sembra stupefatta, Yuri ha un'intensa espressione sul volto che non riesco a decifrare. Infine Monica conclude la sua declamazione. Tutti noi applaudiamo. Monica prende fiato e sorride. È stato fantastico, Monica! Modestamente, insomma, modestamente. Sono Monica, io sono Monica. Che cosa aspettavi se io sono Monica? Grazie mille. Volevo solo dare il buon esempio. Sei pronta, Sayori? Andrò io al suo posto. Wow, tutto un tratto Yuri ha trovato la giusta carica! Yuri stringe forte un foglio di carta tra le mani e si alza in piedi. Tenendo la testa bassa, cammina velocemente verso il leggio. Questa poesia si intitola Yuri guarda nervosamente ognuno di noi. Puoi farcela, Yuri! Si intitola Immagine residua di un occhio crimsi. La voce di Yuri trema mentre inizia a leggere la poesia. Fino a un momento fa continuò a rifiutarsi di farlo. Perché ci sta mettendo tutto questo impegno così all'improvviso? Nel momento in cui Yuri supera il primo paio di versi, la sua voce cambia. È quasi come quando resta assorta nei suoi libri. Le sue parole tremanti si trasformano nelle limpide sillabe di una donna forte e sicura di sé. La poesia è piena di svolte inaspettate nella sua struttura, che enuncia con tempismo perfetto. Questo deve essere un raro scorcio del turbinio infuocato che Yuri tiene nascosto nella sua testa. All'improvviso, la poesia finisce. Tutti sembrano sconvolti. Yuri torna alla realtà e si guarda intorno, come se anche lei fosse stupita da se stessa.
Tocca a me salvare la situazione. Inizia ad applaudire. Brava. Brava, brava, bravissima, brava. Wow, meraviglioso, bravissima, wow. Subito dopo tutti si uniscono a me e così diamo a Yuri il riconoscimento che merita. Non che non volessimo applaudirla, ma siamo stati presi talmente alla sprovvista che ce ne siamo dimenticati. Mentre applaudiamo, Yuri tiene la poesia vicino al petto e si affretta a tornare al suo posto. Yuri, sei stata davvero brava, grazie di aver condiviso questa poesia con noi. Sembra che Yuri sia esausta. Ok, immagino che la prossima sia io, quindi. Signori salta giù dalla sedia e si dirige con allegria al leggio. Questa si intitola Il mio prato. Ah, scusatemi, viene da ridere. Sayori, è più difficile di quanto pensassi. Come fa ad essere così facile per voi? Ah, prova a non pensare al fatto che stai leggendo davanti ad altre persone. Immagina di recitare per te stessa, tipo davanti allo specchio o nella tua mente. È la tua poesia, quindi in questo modo otterrai un risultato migliore. Va bene, va bene. Ok, allora. Sayori inizia a leggere. Sembra quasi che la sua voce delicata sia stata creata apposta per questo. La poesia non è gioiosa e spensierata come Sayori, è pacata e agrodolce. Se la leggessi su carta probabilmente non ne rimarrei granché impressionato, ma ascoltarla dalla voce di Sayori le dona quasi un significato del tutto nuovo. Forse è questo che intendeva Sayori quando ha detto che le piacevano le mie poesie. È come se riuscissi a vedere più in profondità dentro qualcuno che pensavo di conoscere già perfettamente. Sayori conclude e noi applaudiamo. Ce l'ho fatta! Bravissima Sayori! Anche a Giocherina è piaciuta, credo sia un buon segno. Che vuol dire? Te la sei cavata alla grande, Sayori, l'atmosfera della poesia ti si addice perfettamente, ma quel tipo di esposizione potrebbe non essere adatto ad altre poesie. Eh? Non credo di aver capito. In altre parole, ho notato che alcune delle tue poesie potrebbero non funzionare bene con un'esposizione delicata. Potrebbe essere necessario un po' più di enfasi a seconda di cosa stai leggendo. Oh, ho capito che intendi dire. Ecco, beh, sto facendo pratica con quel genere di cose. È solo che è imbarazzante farlo davanti a tutti. Allora, la prossima volta ti farò scegliere una poesia che riesca a metterti un po' più alla prova. Guarda che non abbiamo molto tempo prima del festival. Ok. Ora a chi tocca? Natsuki? Non farmi andare prima di Giocherina, non che possa paragonarmi a voi in ogni caso. Farei meglio a lasciare che Giocherina abbassi un po' i vostri standard prima che tocchi a me. Natsuki? Va bene, tanto vale togliermi subito il pensiero. Ci vado io ragazze, ci vado io. Non che abbia un vasto assortimento di poesie tra cui scegliere. Mi toccherà leggere quella che ho scritto per oggi. Mi alzo e vado al leggio. Hanno tutti gli occhi puntati su di me facendomi sentire terribilmente in imbarazzo. Recito la mia poesia. Dato che non ho molta sicurezza nel mio stile di scrittura, è dura metterci energia. Ciononostante, una volta finito ricevo comunque degli applausi. Perdonatemi, sono sulla vostra altezza. Non preoccuparti, credo che non si tratti tanto delle tue abilità quanto della tua mancanza di fiducia nella tua stessa scrittura. Beh, ad ogni modo è qualcosa che migliorerai col tempo. Già, forse. Bene allora, rimani solo tu Natsuki. Sì, vado. Natsuki si alza controvoglia dal suo posto e si fa strada verso il leggio. La poesia si intitola Perché mi state guardando tutti? Perché è il tuo turno? Comunque la poesia si intitola Salta. Natsuki prende fiato. Una volta che inizia a recitare, il suo atteggiamento acido si attenua un po'. Nonostante sembri ancora poco entusiasta, la sua poesia ha un ritmo e delle rime particolari. È il marchio di fabbrica di Natsuki e funziona sorprendentemente bene quando recita ad alta voce. Le parole sembrano rimbalzare su e giù come se stessero dando vita alla poesia. Natsuki conclude e tutti applaudono. Torna al suo posto, irritata. Non è stato così male, no? È facile parlare, sarà meglio che tu non me lo faccia fare di nuovo. Ah beh, ti senti almeno preparata a sufficienza per recitare una poesia davanti ad altre persone? Al contrario, farlo davanti ad altre persone sarà molto più facile. Di fronte agli estranei posso indossare la maschera che voglio, ma quando sono davanti ai miei amici diventa qualcosa di imbarazzante. Mi stupisci, Natsuki, penso che per me valga il contrario. Beh, di solito funziona così, quindi... Allora, in tal caso, non avrei molto di cui preoccuparti per il festival. Detto ciò, vorrei ringraziarvi tutti per aver collaborato. Potrebbe essere difficile, ma spero che ora abbiate tutti un'idea di cosa significhi. Fate in modo di scegliere una poesia e fare pratica a sufficienza prima del festival, ok? Preparerò degli opuscoli, quindi fatemi sapere in anticipo cosa reciterete. Che seccatura! Dovrei trovare qualche altra poesia da recitare. Va bene comunque... Non deve essere per forza tua. Sono già piacevolmente stupita che tu ti stia impegnando così tanto per il club. Mi rende davvero felice. Vabbè, non c'è di che. Ok ragazzi, credo che per oggi abbiamo finito. So che il festival si sta avvicinando, ma cerchiamo di scrivere delle poesie anche per domani. Sta andando tutto bene finora, quindi mi piacerebbe che continuassimo.
Per quanto riguarda il festival, finiremo di organizzarci per domani e poi avremo tutto il weekend a disposizione per i preparativi. Lunedì è il grande giorno. Non vedo l'ora. Posso farcela. Bene, mi alzo. Non avrò mai la stessa grinta di Sayuri e Monica, ma farò comunque del mio meglio. Se è per il bene del club e per fare una buona impressione su Monica, allora ce la metterò tutta. Pronta ad andare, Sayuri? Sì! Ma guarda un po', ve ne tornate sempre a casa assieme. Adorabile, ne è vero? Lo so che la vuoi vedere morta, lo so. Infimo serpente a sonagli, lo so. Su ragazze, non fate una questione di stato. Deve essere bello comunque. Ecco, come dovrei rispondere? Va tutto bene, giocherina, non devi dirlo. Non importa, andiamo via. Ancora una volta torno a casa insieme a Sayuri. Anche se sono passati solo pochi giorni, sono già cambiato un mucchio di cose. Ma oggi Sayuri è un po' più silenziosa del solito. Ehi Sayuri. Scusa, ero sovrappensiero. Beh, non mi meraviglia. È da un po' che ci penso. Mi piace quando noi... Voglio dire, Sayuri fatica a trovare le parole adatte. Allora, mettiamo il caso che un giorno Yuri ti chieda di tornare a casa con lei. Eh? Cosa faresti? Ma che domande sono queste? Così mi metti un po' in difficoltà. Ovviamente, ragazzi, in questo caso dobbiamo scegliere. Tornerei comunque a casa con Sayuri, perché stiamo seguendo la sua route e quindi Yuri va a farti friggere. Sayuri, pensi davvero che ti scaricherei per Yuri? Ma è così bella e intelligente. Ma dai, la vedo già ogni giorno nel club. E poi mi pare ti piaccia davvero tanto tornare a casa insieme a me. Non voglio privarti di questo momento. Sei proprio uno sciocchino, giocherina. A volte pensi troppo a me. Yuri lo meriterebbe se lo volesse, quindi... Sayuri, ho già preso la mia decisione. A volte proprio non ti capisco. Scusa. E poi che senso ha fare congetture su qualcosa che comunque non succederà mai? La conversazione finisce qui. È strano che Sayuri si preoccupi di una cosa del genere, ma voglio rispettarla e far sì che anche lei sia felice. E poi mancano solo pochi giorni al festival. Chissà cosa accadrà fino ad allora. Benissimo. Ok, salviamo la partita. È il momento di, appunto, comporre la terza poesia. Per cui, come sempre, ragazzi, mi aiuterò con l'elenco delle parole per far sì di selezionarle giuste tutte e 20. Allora, famiglia, la prima, dopodiché pigrizia, purtroppo dolore, ragazzi. Ogni volta che seleziono una di queste parole per Sayuri, ragazzi, vi giuro che mi fa un pochettino male al cuore. Perdonare, insieme, tristezza. La parola calzini, ragazzi, sempre e comunque ovviamente ce deve sta, però non ci serve in questo caso. La parola festa, dopodiché ricordi, matrimonio. Credo sia la prima volta che selezioniamo la parola matrimonio. Tramonto, ballare, letto. Sappiamo il perché. Fantasticare anche, credo sia la prima volta che la selezioniamo come parola. Vergogna, fortunato, ovviamente ragazzi, depressione, per quanto mi faccia male selezionare anche questa parola, beatitudine, fuochi artificiali, lucciola e l'ultima, ragazzi, sarà la parola fantastico. Ecco fatto, perfetto, siamo riusciti, grazie ragazzi all'elenco, come sempre, a selezionare giuste tutte e 20 le parole. Oh cielo, sono di nuovo arrivata per ultima. Non ti preoccupare, anch'io sono appena arrivato. Ti stavi esercitando di nuovo al piano? Sì. Devi avere davvero un mucchio di determinazione. Prima hai fondato il club e ora stai imparando a suonare il piano. Beh, non la definirei proprio determinazione, ma passione. Ricordati che il club non esisterebbe se non fosse per voi. E sono super contenta di sapere che avete tutti voglia di dare una mano per il festival. Ah, non vedo l'ora che arrivi il festival, sarà uno spasso. Natsuki, non te ne stavi lamentando giusto ieri? Beh sì, non sto parlando della nostra parte del festival, ma un giorno intero di scuola in cui possiamo giocare e mangiare un sacco di cibi deliziosi. Tutto in un tratto sembri parlare un po' come Sayuri. Monica, ce l'hanno il calamaro fritto? Calamaro, è una cosa molto particolare di cui essere entusiasti. Oh, ma dai, stai dicendo che non ti piace il calamaro?
tu, fra tutti? Non ho detto che non mi piace. E comunque cosa intendi dire con fra tutti? Perché sì, è proprio lì nel tuo nome. Mon Ika. Non è così che si pronuncia il mio nome. E in ogni caso, una volta tradotta, quella battuta non ha alcun senso. Pure questo, ragazzi, è geniale, perché ovviamente ha senso probabilmente in giapponese o quello che è. E quindi, cioè, hanno avuto la genialata di dire, se traduci la cosa, ovviamente chi non è giapponese non la capisce la battuta. Ah, niente, non farci caso. Però concentriamoci solo sul nostro evento, ok? Va bene, va bene. Le tue reazioni non sono divertenti come quelle di Yuri e Sayori, comunque. Perdonami. Comunque, dov'è Sayori? Oh, eccoti. Sayori è seduta a un banco nell'angolo della stanza, con lo sguardo perso nel vuoto. Mi avvicino a lei. E là, Sayori? Muovo la mia mano di fronte alla sua faccia. E di nuovo la testa tra le nuvole. Scusa. Non badare a me. Puoi andare a parlare con le altre. Va tutto bene. Ma certo, perché non dovrebbe? È solo che mi sembri un po' strana. Scusa, deve essermi fatto delle idee sbagliate. Accidenti, ti preoccupi troppo per me. Sto bene, vedi? Sayori mi fa un gran sorriso. Non lasciarti distrarre da me mentre ti diverti con le altre. È lui, coglione di turno, che dice: beh, d'accordo! È chiaro come il cielo quando c'è il sole che non sta bene, che c'è qualcosa che non va, testa di cazzo. Se lo dici tu. Che imbecille, lancio un'occhiata preoccupata a Sayori prima di girarmi verso le altre. Ma la conversazione si era già spenta e tutte erano già tornate alle loro solite mansioni. Forse dovrei chiedere a Monica se di recente ha notato qualcosa di strano in Sayori. Dato che si stanno preparando per il festival, staranno trascorrendo molto tempo insieme. Mi avvicino timidamente a Monica che sta mischiando dei fogli sulla sua scrivania. Giocherina, come va? Ehi, potrebbe sembrarti una domanda un po' insolita, ma hai notato qualcosa di strano in Sayori di recente? Qualcosa di strano? In che senso? Magari ci sto dando troppo peso, ma oggi mi sembra un po' triste. Oh, dici davvero? Non credo di aver notato qualcosa di strano in lei. Non l'hai notato? Serpente viscido? Non l'hai notato? Monica guarda verso Sayori, che sta strofinando avanti e indietro una gomma per cancellare sul suo banco. Magari è qualcosa che le frulla per la testa, ma sono sorpresa che non sia io a chiederlo a te, giocherina. Di certo tu la conosci molto meglio di me. Sì, ma non aveva mai fatto così prima d'ora. Mi ha sempre parlato delle cose che le davano fastidio, ma stavolta, quando gliel'ho chiesto, non me ne ha voluto parlare. Scusa, so che non è un tuo problema. Volevo solo chiederti se ne sapevi qualcosa, quindi è meglio se cambio argomento. No. L'importante è che per me, dopotutto anch'io sono sua amica. Inoltre il benessere dei membri del mio club mi sta molto a cuore, sai? Che bugiarda schifosa! Magari provo a parlarci io, Ne sei sicura? Sembrava volesse essere lasciata sola. Ne sei certo? Magari ha difficoltà a parlarne con la persona che le interessa. La persona che le interessa? Che intendi dire? Sto dicendo che forse sta pensando proprio a te, giocherina. A me? Come diavolo sei arrivato a una simile conclusione? Beh, probabilmente non dovrei parlare troppo, ma Sayori parla di te più di qualsiasi altra cosa, sai? Da quando sei entrato nel club l'ho vista molto più felice. È come se dentro di lei si fosse accesa una luce in più. Cosa? Impossibile! Sayori è sempre così. È sempre stata una ragazza solare. Non è poi così diversa da come è sempre stata. Sei davvero spassoso, giocherina. Hai mai pensato che forse l'hai sempre vista così allegra? Semplicemente perché fa così quando ti è vicina? Ho parlato troppo. Scusa, ma in fondo cosa vuoi che ne sappia io? Non intendevo giungere a conclusioni affrettate, per cui faresti bene a dimenticare ciò che ho detto. No, non l'hai detta apposta, no. Ah, stronza! Proverò a fare due chiacchiere con lei, quindi cerca di non pensarci per adesso. Va bene. Monica sorride eloquentemente. So che mi ha detto di dimenticare tutto, ma so già che non riuscirò a togliermi le sue parole dalla testa. Monica si alza dal suo posto e attraversa la stanza avvicinandosi a Sayori. La vedo mentre si inginocchia accanto a Sayori e inizia a parlarle gentilmente, ma sta tenendo la voce così bassa che da qui non riesco a sentirla. Sospiro e mi siedo al mio posto. So che Sayori mi ha detto di non preoccuparmi per lei e di divertirmi con le altre ragazze, ma è impossibile farlo con lei che si comporta così. Possibile che tenga lei al punto da lasciare che questa cosa mi opprima così tanto? Ora sembra che sia io quello che si comporta in modo strano. Ma non c'è molto che io possa fare a parte aspettare Monica. Benissimo. Ok, ragazzi. Dopo un po' di tempo Monica ci chiama tutti all'appello. Perché non iniziamo a scambiarci le poesie?
Prima che me ne accorgessi, tutto è tornato alla normalità. Le ragazze vanno a recuperare le proprie poesie e io faccio altrettanto. Incrocio lo sguardo con Monica e lei mi sorride. Mi chiedo di cosa stessero parlando lei e Sayori. Benissimo, allora, ovviamente, ragazzi, la prima a cui faremo leggere la poesia, come sempre, sarà Sayori. Questa è la migliore tra quelle che hai scritto finora. Giocherina è molto, molto bella. Ah, grazie. Sayori, oggi sei un po' silenziosa. Va tutto bene? Eh? Certo, va tutto bene, sono solo un po' stanca. Vuoi schiacciare un pisolino? Ma no, che sciocchezza, non preoccuparti per me, ok? Tutto ciò che voglio è vederti sorridere. Oh. Beh, d'accordo. Sai, giocherina, sono ancora un po' sorpresa. Pensavo sul serio che avresti provato a imitare lo stile di Yuri o addirittura quello di Natsuki, ma alla fine, già, suppongo che questo sia il tuo stile preferito. Perché? Non vuoi fare amicizia con le altre? Ferma! Certo che sì! Testa di cazzo! Ma questo non significa che devo sforzarmi per far colpo su di loro. Tu sei comunque quella che conosco meglio, Sayori. So che qualche volta devi sopportarmi e qualche volta sono io a dover sopportare te, ma siamo sulla stessa lunghezza d'onda, si può dire. È da questo che è nata la mia poesia. A volte ho la sensazione che tu sia l'unica cosa entusiasmante nella mia vita. Ma come può dire cose così tenere e dolci senza avere l'intenzione di provare qualcosa per lei? Cioè, come si fa? E dice cose del genere e poi le dice però non fraintendere, ma no, sei veramente la testa di c***o. Quindi pensare a te mi rende più facile scrivere a volte. Sayori. No. Giocherina. Non me lo merito. Sei troppo buono con me. Perché mi fai questo? Di punto in bianco Sayori non riesce a tenere salda la voce. Se fossi stato insieme alle altre invece che con me, sarebbe molto più facile. Sayori, mi guardo in giro per assicurarmi che nessuno si sia accorto della situazione. Sayori, probabilmente è la prima volta che lo dico, ma non capisco che ti prende. Dimmi come posso tirarti su di morale. Sayori scuote la testa. Tira su col naso mentre continua a scuotere la testa. Finalmente si ricompone e mi sorride. È tutto a posto, giocherina. È solo una nuvola di passaggio. Scusami per la scenata. Giuro che non succederà di nuovo. Vuole fingere, ovviamente, per nascondere la sua problematica, ma perché non vuole che gli altri si preoccupino per lei, che gli altri perdano tempo, tra virgolette, con lei. E questa è veramente triste come cosa. Veramente triste. Perché è così che ci si sente, ragazzi. Perché si sente di non poterci fare niente al proprio stato d'animo e quindi poi ti senti in colpa se magari qualcuno ti dà retta e vuole starti vicino e magari
Usa il tuo tempo per starti accanto e ti senti in colpa. Sono tutti meccanismi che si concatenano ed è brutto, ecco perché a volte appunto alcuni scelgono di fingere, anche se non sempre è facile, ma alcuni cercano di fingere per questo motivo qua. D'ora in poi solo sorrisi per tutti, ok? È tutto ciò che importa. Non so se qua è maggiore la componente di gelosia o di senso di colpa, non lo so, va a giocare con le altre. Oggi torno a casa un pochino prima. Sayori, di' a Monica che non mi sentivo molto bene, ok? A domani. Prima che possa aggiungere altro, Sayori esce dall'aula canticchiando. È andata. L'altra volta io pensavo se la fosse presa, perché appunto ragazzi avevamo dedicato comunque la poesia a Yuri, quindi le attenzioni erano tutte su Yuri, quindi io pensavo si fosse più arrabbiata. In questo caso, nonostante abbiamo dedicato la poesia totalmente a lei, lei si sente in colpa perché non sente di meritare queste attenzioni, quindi è un circolo vizioso che purtroppo non si può risolvere. Nonostante tutto proviamo a fare questo good ending, ragazzi, vi ho già spiegato come funziona e più avanti continueremo a vedere come far funzionare il resto. Il mio tempo per oggi è terminato, ragazzi, quindi riprenderemo da qui la prossima volta. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, vi abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao.